da vaticanista, cioè da persona vicina anche al Papa, alla vita quotidiana del Papa e ai suoi discorsi, al suo magistero, che impressione ne hai ricavato? Ma prima di tutto la ricchissima umanità di Papa Francesco. Lui non sta mettendo in atto una strategia di marketing, ma è veramente così, lo è sempre stato, è un uomo dal cuore caldo, è un vero sudamericano da questo punto di vista, conquista con questa sua grande umanità che si esprime poi nella solidarietà, nella vicinanza. Vedete anche voi come gli piace stare in mezzo alle persone, toccare, lasciarsi toccare, abbracciare, ha una parola per ciascuno. E ormai, ecco, mi ha colpito questo aspetto, il tempo che lui dedica nelle udienze generali del mercoledì all'incontro fisico, direi, con gli altri, sta diventando superiore al tempo dedicato all'udienza stessa, cioè alla predicazione. Questo è molto significativo. Sia prima sia dopo lui si intrattiene proprio con le persone, perché ha capito che ci sono tante solitudini, ci sono tante ferite, allora bisogna fare davvero quest'opera, l'ha detto, no? La Chiesa come un ospedale da campo, curare le ferite, curare tutte queste solitudini, e lui lo sta facendo e vedo che è capito, le persone vanno via dai suoi incontri indipendentemente dalla fede, dall'appartenenza, con rinnovata fiducia. Questo credo sia il regalo più grande che ci sta facendo.